il cibo bisogna fare del sano movimento e in questo caso con la quadriglia. Che bravi che siete. E allora, intanto, che bei vestiti. Ciao Giorgia, salutiamo tutti i nostri ballerini e facciamo un salto indietro, andiamo avanti altrimenti non ci vediamo. Facciamo un salto indietro, andiamo in quale epoca? 1860. 1865, intorno a quell'epoca lì. E Unità state... d'Italia, quindi insomma. Senti, e quello che state ballando è la quadriglia. Quadriglia francese. Però se siete in tre qualcuno potrebbe dire una triglia. una triglia. No, però perché quadriglia? Quadriglia perché normalmente si balla in quattro coppie. In quattro. Quindi noi siamo soltanto in tre, però normalmente si ballava in Perfetto. Quattro coppie. Allora... Per noi è un onore e abbiamo qui con noi Nino Graziano Luca, buon pomeriggio, ciao, bentornato, direttore della Compagnia Nazionale di Danza Storica. Esatto. Allora Nino, noi abbiamo, come abbiamo detto, abbiamo fatto un salto indietro nel tempo. Ecco, ma perché è nata questa compagnia? La compagnia è nata con due obiettivi. Primo, cercare di poter far rivivere la grande tradizione ottocentesca attraverso appassionati di tutte le età che riescono a con le danze ottocentesche come la quadriglia, le contradanze stile Sette Spose per Sette Fratelli o i valzer corali a poter rivivere con garbo delle relazioni interpersonali. Ma oltre a quello, la Compagnia Nazionale di Danza Storica ha anche un corpo di ballo di danzatori professionisti con i quali facciamo spettacoli un po' in tutta Europa, sempre per rivivere l'atmosfera di Via Col Vento, il Gattopardo, Sissi Nino, e così via. Io so che voi avete fatto un vero e proprio studio. Esatto. Addirittura risale a quanti anni? Beh, lo studio è di circa 25 anni, in giro per l'Europa ho avuto varie collaborazioni con associazioni culturali, con accademie, ecco, università. E cosa avete scoperto? Praticamente questi balli, ad esempio, in Italia sono scomparsi? In Italia erano all'incirca scomparsi da circa un cinquantennio, nel senso che erano pochi a ballarli come invece accadeva in passato e non c'è dubbio che negli ultimi 25-30 anni, grazie anche al lavoro mio e anche di altri appassionati, c'è un rilancio di queste piacevoli sensazioni in danza. Indubbiamente, indubbiamente. Allora, intanto ci colleghiamo con la dottoressa Anna Maria Brancati, geriatra IRCA, Istituto Nazionale di Ricovero e Cura per Anziani. Buon pomeriggio, dottoressa. Buon pomeriggio, allora, a voi. Gli anziani e il ballo, un bel connubio, quanto può far bene a loro, sia psicologicamente che fisicamente? Beh, anche? Indubbiamente fare attività fisica è importante per tutte le età, ma diventa assolutamente fondamentale quando uno giunge alla terza età, perché ha un effetto benefico sia da un punto di vista fisico che da un punto di vista psicologico. Da un punto di vista fisico, il ballo, che è un piacevole movimento, fa attivare sia permette di muovere tutte le zone del corpo. Poi stimola l'attività cardiaca, stimola l'attività polmonare, permette di mettere in movimento tutte le articolazioni, quindi tutto il sistema muscolo-scheletrico, e anche è una piacevole situazione per mantenere la forma fisica. Certo. Ecco, da un punto di vista psicologico, la cosa più importante è che evita il senso di isolamento degli anziani, a cui vanno incontro spesso gli anziani. Perché... Ma dottoressa, un attimo, ma quali sono i maggiori problemi che entrano, diciamo, nella terza età? Beh, i problemi che entrano nella terza età sono numerosi. Comunque, se noi vogliamo limitarci a qualcosa che ha relazione con l'attività fisica, noi sappiamo che c'è un'alterazione dell'equilibrio, per cui è una riduzione della stabilità, in quanto c'è una riduzione di formazione di alcuni mediatori cerebrali, sostanze prodotte dal cervello,
poi c'è un'alterazione dell'orecchio interno e poi c'è un'alterazione anche della postura. Questo da un punto di vista strettamente dell'equilibrio. Poi c'è un'alterazione in sé del movimento, in quanto i movimenti diventano molto più lenti, molto più difficoltosi nella loro esecuzione. E grazie al ballo comunque teniamo sempre allenata anche la mente. E non dobbiamo dimenticare, infatti stavo dicendo, non dobbiamo dimenticare infatti l'effetto dell'invecchiamento sull'organo più importante che governa la nostra vita di relazione, che è il cervello. Ok, quindi come abbiamo sentito questo, perché l'abbiamo visto anche nelle scorse puntate proprio con il ballo. Intanto Annino, no, volevo chiedere se ci può raccontare qualche regola anche di buona educazione che si aveva nei balli dell'Ottocento. Erano tante, ad esempio come invitare una dama. Se arrivava al ballo c'era il carnet de ball, che era quel cartoncino dai caratteri ornati tra cui si metteva impegno tra dame e cavalieri, e quindi prima di tutto bisognava andare dalla padrona di casa e poi dalle figlie. Qualora fossero state impegnate si poteva invitare anche qualcun'altra, ma senza prenderla in affetto, si diceva all'epoca, soprattutto se era una bella ragazza. Tutti avevano il diritto di divertirsi. Si è perso questo adesso, perché adesso automaticamente chiedi se vogliamo andare a ballare, ci vediamo sabato sera. Esatto, con questa libertà. Si sta perdendo. Ecco, ma la dama poteva rifiutarsi? Lo poteva fare qualora ovviamente fosse nella fase iniziale, quella del carnet. Se avesse già promesso di ballare con un cavaliere, non poteva esimersi. Ecco, dopo un ballo del genere, ci si poteva riposare? Assolutamente sì, c'erano proprio delle fasi in cui il maestro di cerimonia creava dei break, degli intervalli, che talvolta erano riempiti da dei valzer liberi, da altri invece dal consumare dei punch, delle bevande che erano tipiche anche nei galà dell'epoca. Ecco, allora per andare a concludere, dottoressa Anna Maria Brancati, ma all'interno delle strutture di ricovero per gli anziani ci sono momenti di ballo? Sicuramente sì, naturalmente dipende dalle strutture. Quelle meglio organizzate hanno sicuramente dei corsi, diciamo, delle lezioni di ballo all'interno delle varie attività fisiche che svolgono. E naturalmente la partecipazione a questi corsi dipende anche dalla situazione sanitaria, dalla situazione dello stato di salute del singolo soggetto. Ho capito. Ecco, ma invece Nino, a tuo avviso, com'è cambiato dall'Ottocento ad oggi, 2012? Perché comunque dei balli che fortunatamente grazie a voi stanno tornando, ma oltre al ballo è anche comunque la classe, l'educazione, il rispetto, anche nei confronti proprio della donna. Sì, e più che è cambiato, diciamo che l'attività come quella nostra della Compagnia Nazionale di Danza Storica consente a chi ne ha il piacere, a qualunque età, di poter avere un certo garbo reciproco, un certo rispetto. Quindi diciamo che chi frequenta le nostre iniziative sa che trova la possibilità di soddisfare queste curiosità, queste aspettative dal quotidiano. Perfetto. E allora ringraziamo Anna Maria Brancati, grazie per essere stata con noi. Ringraziamo quindi tutto il corpo di ballo, ringraziamo grazie te, a te Nino, ti vogliamo presto, ti vogliamo presto nuovo ancora, grazie, non solo in trasmissione ma anche in televisione. Grazie. Allora, noi ci vediamo domani con il Comune di Furore, adesso qualche minuto di pubblicità ma dopo con Geoscienza. Noi ci vediamo domani, buon pomeriggio. Grazie.